L'attesa è finita. La chiesa di Cremona oggi, sabato 30 gennaio, accoglie il suo nuovo vescovo, l'85esimo vescovo della chiesa cremonese, Monsignor Antonio Napoleoni. Non soltanto lo accoglie, ma lo genera alla pienezza del sacerdozio attraverso la preghiera di ordinazione e l'imposizione delle mani del suo predecessore, Monsignor Dante Lafranconi. Sì. Oltre a Monsignor Dante Lafranconi, ordineranno vescovo Monsignor Napoleoni, concatante del signor Zagnaro, arcivescovo di Camerino San Severino Marche, diocesi di origine del vescovo Antonio, e Monsignor Gioia, vescovo emerito, arcivescovo emerito di Camerino San Severino Marche. Da Claudio Rasoli più cordiale buongiorno a tutti, da una delle piazze più belle del nord Italia, dalla piazza del Duomo di Cremona, che purtroppo a causa del maltempo è poco frequentata, la cattedrale invece è stracolma di persone. Proprio qui, fra qualche istante, giungerà dal seminario Monsignor Napoleoni per ricevere il saluto delle autorità civili, in modo particolare del primo cittadino, professor Gianluca Galimberti. Naturalmente insieme al professor Galimberti ci saranno tutte le massime autorità del territorio, ci sarà il prefetto Picciafuochi, il sottosegretario cremonese Pizzetti e naturalmente tutti i rappresentanti del governo del bene comune della città e del territorio. Intanto state vedendo la facciata della cattedrale impreziosita da alcuni arazzi raccontano i misteri dell'incarnazione di Gesù, ma anche sono impressi alcuni dei patroni della città di Cremona. La banda che ha preso posto, avrebbe dovuto essere in piazza, ma purtroppo il maltempo non consente di essere proprio davanti al palco, ecco la banda della città di Cremona che è diretta da Marco Regosa, che ha iniziato a suonare e che accoglierà con alcuni inni sacri l'arrivo del vescovo Antonio. Il vescovo eletto Antonio perché, come dicevamo, riceverà l'ordinazione episcopale proprio in cattedrale. Cattedrale che vedete, siamo entrati grazie alle telecamere del centro di produzione televisiva della diocesi, cattedrale stracolma di fedeli, soltanto da Camerino si parla tra le 400 e le 500 persone, ma poi ci sono decine di scout provenienti da tutta Italia e numerose autorità, sindaci e addirittura l'ambasciatore del Paraguay presso la Santa Sede. Ed ecco il primo cittadino di Cremona, Galimberti, insieme al primo cittadino di San Severino Marche, Cesare Martini, e a quello di Camerino, Gianluca Pasqui, che sono giunti appunto con questa nutrita delegazione. Diversi sono anche gli assessori di San Severino Marche. E l'assemblea che si è composta in cattedrale rivela un po' la storia di Monsignor Napoleoni, perché appunto ci sono i fedeli della sua parrocchia di San Severino, il Don Orione, dove è stato parroco per 5 anni, ci sono moltissimi sacerdoti, debitori nella loro formazione proprio a Don Antonio, che è stato prima vicerettore, poi rettore del seminario regionale delle Marche. Ci sono appunto gli scout, perché è stato prima assistente regionale e poi assistente nazionale della GESCI, e poi ci sono naturalmente i cremonesi, tanti sacerdoti, tanti religiose e i laici che vogliono abbracciare per la prima volta il loro nuovo pastore. Come dicevamo, Monsignor Napoleoni dovrebbe arrivare fra qualche istante dal seminario vescovile
accompagnato, scortato da due agenti della Polizia Municipale in motocicletta. Giungerà poi sul palco, dove ci sarà prima di tutto un omaggio di musicale di una giovanissima musicista, Sara Castellani, quindicenne dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi. Cremona, città della musica, non poteva non iniziare così. Ed ecco che l'arriva il vescovo eletto Antonio, scortato dalla polizia locale, con la macchina vescovile. Ecco, in abito corale. Applauso delle persone, scout, del Masci. Grazie. Benvenuto. Guarda, non so, se c'è il polmino, che devo fare? Vestito così poi. Bene, benvenuti, oh, benvenuto. Benvenuto. Non so di sfida. Devo dire sfida. Di sfida. Ma sono mangia bene. Lui sì. Tu non sai come dai, ce ne sentiamo l'anno prossimo. No. Grazie, abbiamo voluto accoglierla con la musica di una nostra studente dell'Istituto Monteverdi. E un saluto a tutte le autorità presenti, a tutti voi presenti, e
E anche in questo caso, con particolare emozione, mi accingo al saluto e all'accoglienza a lei. E mi piacerebbe che in questo momento in realtà non fossi io a parlare, ma fossero in realtà altre voci. Quali voci? Proprio perché con tutti i miei limiti, anche col mio entusiasmo, insomma, sono sindaco pro tempore di questa città, mi sembra che io possa chiedere lei un favore di sentire dentro la mia voce appunto altre voci. Sono le voci dei molti bambini che sono il centro e il cuore della nostra città, perché le scuole dove loro vivono, dove loro imparano, e le case sono il cuore e il centro della nostra città e della comunità. Sono le tante voci delle persone che sono negli ospedali, nelle case di riposo del nostro territorio, perché lì dove c'è il dolore, dove ci sono i gesti di cura, lì si impara che cos'è l'essenziale del vivere. Sono le voci dei tanti ragazzi disabili, molti che giocano nelle società sportive insieme agli altri ragazzi che vengono detti normodotati, perché in realtà la disabilità ci insegna che la normalità è lì dove c'è la possibilità di vivere relazioni intense. Ma le chiedo anche di sentire le voci di chi è in cerca di lavoro. Non solo i giovani, ma anche magari i cinquantenni che hanno famiglia a carico, e la perdita del lavoro sappiamo che è un dramma, e tutta la comunità deve essere intensamente unita con speranza, e oggi la speranza è un dovere davvero, e con grande creatività per cercare nuove traiettorie di sviluppo. Le chiedo di sentire la voce dei rifugiati che abbiamo accolto nella nostra città, e dentro tutte le logiche di sicurezza giuste e corrette. Io penso che una città e un continente che non sanno essere casa per chi è forestiero sono alla fine una città e un continente che non sa essere casa per le persone che abitano. Certamente, Vescovo Antonio, nella mia voce sono anche le voci di tutti quelli che stanno bene nella nostra città, perché ci sono tantissimi cittadini che vivono con serenità. Però penso che siamo d'accordo, sono sicuro che siamo d'accordo su una idea, che l'ascolto delle fragilità viene prima di tutto, perché sono le fragilità e le debolezze che davvero ci insegnano il senso del vivere. Una comunità è tale e ha senso se la cura delle fragilità insegna il coraggio e la forza per vivere dentro la comunità stessa. Noi siamo la terra di Sant'Omobono, lei lo sa, eccellenza, e Sant'Omobono è proprio questo, è la cura della fragilità nella normalità dell'esistenza. Però per riscoprire la forza di Sant'Omobono noi abbiamo bisogno di alimentare questa capacità di cura, e le chiediamo di aiutarci alimentando la capacità di cura di un'intensa spiritualità. E le dico che questo vale anche per una comunità civile, essere contemplativi dell'uomo e del più povero, in particolare sulle strade della città. Parafrasando una frase bellissima di Maritain, essere contemplativi dell'uomo sulle strade della nostra città significa riscoprire ogni giorno intensamente la sacralità dell'incontro con l'altro nella normalità della vita, nelle vie della nostra città. E quando questo non accade, e questo è secondo il segno di Sant'Omobono, quando questo non accade, e accade spesso, purtroppo, il contrario, scoppiano gli individualismi e gli egoismi, e anche la nostra città, a partire da me magari, segnata da individualismi forti e da egoismi forti, ci aiuta a riscoprire noi stessi. Il percorso che sta alle nostre spalle e dal quale veniamo ci aiuta a riscoprire le nostre radici cristiane. E glielo dico con tutto il senso di laicità profondo che l'ufficio che sto ricoprendo in questi anni della mia vita mi consegna. Ma laicità non è accettazione neutra di tutte le opinioni e la varietà delle opinioni presenti, ma dentro la varietà delle opinioni presenti e a partire dalla varietà delle opinioni presenti è ricerca di un senso comune, di un orizzonte comune, di significati comuni, di valori comuni. E allora ritorna Sant'Omobono, che ci indica delle strade per incarnare, per vivere intensamente i valori intensamente umani dentro le strade della nostra città e per fondare la nostra comunità. Le chiedo due cose, ho due proposte da farle. La prima è quella di continuare a lavorare insieme rafforzando quelle reti di comunità per dare risposta alle nuove e antiche povertà, insieme a quel mondo cattolico che è così ricco, così carico di entusiasmo, di spirito di servizio, di valori grandi, sempre nel seno di Sant'Omobono. E la seconda richiesta è questa: io le chiedo
la possibilità insieme di alimentare la capacità di coltivare lo spirito, uno spirito civile pieno, ricco, capace di sperare. Le nostre chiese di questa città sono scrigni di tesori, contengono i racconti di fede e di umanità nei dipinti, negli affreschi, nelle architetture. Studiamo insieme dei percorsi, costruiamo insieme delle occasioni, perché questi dipinti, questi scrigni dei tesori possono aprirsi a credenti e non credenti per raccontare in fondo quella che è l'antica storia, la buona novella antica, che è poi la buona novella di Sant'Omo Bono. Concludo, carissimo nostro pastore Vescovo Antonio, io le sono profondamente grato anche per il rapporto, mi sembra così vero e intenso, di cui lei ha voluto onorarmi fin dai primi giorni e di cui ha voluto onorare tutte le persone che ha incontrato. Vorrei che potessimo ripartire da lì, perché la sua accogliente umanità ci sia di esempio e ci aiuti a ricostruirla questa comunità, anche quella civile. Abbiamo bisogno di ricostruire una comunità più unita, più coesa, meno frammentata, separata, a volte lo è drammaticamente al suo interno. Abbiamo bisogno di allargare lo sguardo, allargare la mente, acquisire uno sguardo più ampio che ci permetta di allargare gli orizzonti, superare barriere, confini, trovare nuove alleanze, scoprire rapporti col mondo e con altre città, uno sguardo nuovo per essere capaci di guardare in maniera nuova la realtà. Insomma, noi abbiamo bisogno che lei ci aiuti ad essere magnanimi, cioè ad avere un animo grande, l'animo grande di Sant'Omo Bono, che è poi animo di mitezza, animo di umiltà, animo di sapienza, per cercare tutti insieme di costruire quella comunità nella ricerca di un bene comune, a partire innanzitutto dall'ascolto di chi è più fragile. Grazie, Vescovo Antonio, benvenuto a Cremona. Carissimo signor Sindaco Gianluca, accolto queste sue parole di benvenuto con un po' di imbambolamento, permettetemi questa parola, un po' frastornato da quello che sta accadendo. Mi commuove l'abbraccio da parte di tutti voi. È significativo dircelo nella piazza del Comune su cui sorride questa eccezionale cattedrale. Qui tra poco la mia vita cambierà per sempre. Oggi vi arriva non un vescovo fatto, ma un vescovo in fieri. E ora lasciate che sia ora la grazia a mettermi totalmente a servizio vostro, del popolo di Dio che vive a Cremona e nel territorio di questa antica e bella diocesi. Sapete che giungo dalle Marche, ringrazio anche i sindaci di Camerino e di San Severino, terra altrettanto laboriosa. Sono cresciuto in una famiglia più laica che cattolica, educato al dialogo con tutti, desideroso di scoprire ogni valore e di cercare insieme il bene di tutti, soprattutto dei più deboli. Sono consapevole di raccogliere una grande eredità dal caro Monsignor Lafranconi, da quanti l'hanno preceduto nella guida di questa comunità, la chiesa di Sant'Omo Bono e di Don Primo Mazzolari, una chiesa le cui opere e testimonianze sono evidenti a tutti. Ma so che anche la vostra realtà sociale è maestra in tante forme di volontariato e che insieme avete a cuore il tessuto umano delle diverse comunità. Mi insegnerete a fare anche la mia parte. Non nascondiamoci che viviamo un tempo che spesso ci sconcerta, che rischia di imboccare vie assurde e pericolose, ma da parte mia cercherò di non alimentare gli allarmismi, odio il pessimismo, per dar voce piuttosto alle tante ragioni di speranza e gioire per le buone notizie che ci ricordano in quanti modi si può scrivere il quinto Vangelo, quello vissuto. È lo stile che ci ha dettato Gesù, ha descritto già questa scena: quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. E mi hanno detto che sono capitato nella Lombardia, dove si mangia meglio. Chiusa la parentesi. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Mentre siamo qui in festa e tra poco in preghiera per iniziare insieme un nuovo tratto di strada, pensiamo anche agli angoli più remoti della città e dei paesi che la circondano, dove la crisi economica e sociale, la deriva morale e tante forme di disperazione mordono di più. Dobbiamo andare davvero e farci prossimo, almeno per ascoltare.
Stiamo per entrare in chiesa per una eccezionale liturgia, spero non solo per la lunghezza. E condivido con lei, con tutte le autorità e con voi, miei nuovi concittadini, le parole che in maniera accorata Papa Francesco mi diceva lo scorso 16 dicembre. Uscite, uscite. I tanti problemi non si risolvono solo con riunioni e dibattiti. Spesso non riusciamo a tenere le posizioni del passato. La burocrazia e la corruzione sono dure da combattere. E allora cosa fare? Camminare insieme. Nella cura di relazioni autentiche, non ci siamo passati le veline, vivendo la vita come un viaggio e non come un possesso. Anche il ricorso alla preghiera deve tradursi in passi concreti, degli uni incontro agli altri, specie dove il disagio, la diversità, l'inedito e persino il male ci sconcertano ed impauriscono. La fiducia vincerà anche sulla nebbia, C'è sempre la fiducia, il sole c'è anche a Cremona, c'è. Abbiamo aperto le porte della misericordia per ricevere grazia ed offrire giustizia e pace a tutti. Dalle stesse porte usciamo e mettiamoci serenamente in strada, col passo degli ultimi, sapendo che la terra promessa è sempre davanti a noi. Oggi per me è questa la terra promessa, in cui pongo la mia tenda, che sarà sempre aperta all'ascolto e al dialogo per condividere le fatiche e le gioie delle nostre città e famiglie. Intanto siete da tempo nella mia preghiera, con tanta gratitudine per l'affetto e la cordialità che già mi fanno sentire a casa. Ed ecco il saluto carico di speranza, la fiducia vincerà, del vescovo Napoleoni, che avvicinato dal cerimoniere vescovile si appresta a entrare in cattedrale, dove sarà accolto dal capitolo della cattedrale con il proprio presidente Monsignor Giuseppe Perotti, che offrirà al nuovo vescovo il crocifisso da baciare, poi bacerà lo stipite del portale della cattedrale come segno di accoglienza nella nuova propria diocesi e aspergerà il popolo di Dio con l'acqua benedetta. Intanto la banda lo accompagna festosa. Ed ora la processione con i canonici e i seminaristi verso la Cappella del Santissimo Sacramento, dove il vescovo eletto si soffermerà qualche istante in preghiera silenziosa. Poi entrerà nella sagrestia capitolare per assumere il paramento. Questi sono proprio i fedeli di Camerino e San Severino Marche. Buona parte della cattedrale è stipata di marchigiani, mentre il servizio d'ordine, come vedete, è assicurato dai giovani della Federazione Oratori con la casacca gialla e dai carabinieri in congedo, sempre molto attenti alle esigenze della diocesi. E ancora i sacerdoti, che fra poco inizieranno la celebrazione insieme al vescovo Antonio.
Sarà davvero una celebrazione particolarmente solenne. Ecco il Vescovo in preghiera dinanzi al Santissimo Sacramento. Dicevamo che sarà una celebrazione particolarmente solenne perché a concelebrarla ci saranno una quarantina tra vescovi e arcivescovi. Quattro dovrebbero essere all'inizio, ecco, dovrebbero essere quattro cardinali: Edoardo Menichelli di Ancona, Salvatore De Giorgi, emerito di Palermo, Francesco Cocco Palmerio, presidente del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi, e Raffaele Farina, archivista e bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa. Poi sette arcivescovi e tutti gli altri ecovescovi, tra cui i cremonesi Monsignor Scampa e Monsignor Walter Dario Maggi, vescovo di Bari in Ecuador, e tra gli arcivescovi ricordiamo anche Monsignor Eliseo Ariotti, nunzio apostolico in Paraguay. Sarà foltissima naturalmente la rappresentanza dei vescovi lombardi, tra cui quattro ausiliari di Milano, e non è presente il Cardinal Scola perché è impegnato in diocesi con i gruppi famiglia nella Basilica di Sant'Ambrogio, ma ci sono quattro suoi stretti collaboratori. Così come naturalmente è particolarmente presente le diocesi delle Marche, e in modo particolare ricordiamo Monsignor Franco Manenti, cremasco, che è nuovo vescovo di Senigallia. In questo periodo davvero si sta creando un forte legame ecclesiale tra la Chiesa di Lombardia e la Chiesa delle Marche. Come avete sentito, non c'è soltanto l'organo, ecco, vedete i tanti vescovi, Monsignor Napoleone li sta salutando ad uno, Monsignor Menichelli lo vedete, Monsignor Mazza di Fidenza, qui ci lega il grande rapporto con Monsignor Maurizio Galli, con la diocesi di Fidenza, Monsignor Busti, vescovo di Mantova, il Cardinal Cocco Palmerio, Monsignor Gervasoni, ci sono davvero tanti vescovi che mostrano davvero il volto della Chiesa universale. Monsignor Ariotti, arcivescovo cremonese, il saluto al Cardinal Cocco Palmerio, e poi a Erminio Descalzi, ausiliare di Milano, abate di Sant'Ambrogio. Ecco, dicevamo che avete sentito, ci sono anche delle trombe, c'è davvero dei fiati che renderanno ancora più solenne la celebrazione. Non c'è soltanto il coro della cattedrale, questa volta ci sono davvero una compagine davvero nutrita di cantori. Oltre appunto al coro della cattedrale c'è il coro della parrocchia della cattedrale, la Schola Cantorum di Castelverde, il coro San Pio V di Soncino, il discanto di Cremona e il coro interparrocchiale di San Severino Marche. All'organo Mascioni il maestro Fausto Caporari, all'organo positivo il maestro Camillo Fiorentini. E poi abbiamo detto ci sono due trombe, due tromboni, un corno, e la direzione è di Don Graziano Ghisolfi, e sarà proposto un repertorio che privilegia autori cremonesi come Claudio Monteverdi, Antonio Concesa, Federico Caudana e poi i contemporanei Federico Mantovani, Fausto Caporali e Roberto Grazioli.
Consacranti, dicevamo all'inizio del nostro collegamento, saranno Monsignor l'Arcivescovo Brugnaro, l'attuale Arcivescovo di Camerino San Severino Marche, che all'inizio della celebrazione presenterà all'Assemblea il nuovo Vescovo. L'altro conconsacrante, dicevamo, è Monsignor Gioia, emerito di San Severino Marche, di Camerino San Severino Marche. Mentre la prima parte della celebrazione sarà presieduta da Monsignor Dante Lafranconi, che consacrerà poi Vescovo Don Monsignor Napoleoni. Una volta poi che Monsignor Napoleoni si sarà seduto sulla cattedra e in maniera così ideale avrà preso possesso della cattedrale, quindi del suo servizio ministeriale, continuerà lui la celebrazione eucaristica. Vedete Monsignor Busti che sta chiacchierando con il Monsignor Ambrosio, vescovo di Piacenza. Ci sono molti anche vescovi dell'Emilia Romagna. Cattedrale davvero gremita, cattedrale gremita di fedeli, come dicevamo, di Camerino, San Severino, di Scout, ma anche naturalmente e soprattutto di cremonesi provenienti da tutta la diocesi. Nelle prime file le autorità, poi c'è il consiglio della cattedrale e poi appunto i fedeli. Nei transetti ci sono i sacerdoti e nel transetto vicino al Lambone una nutrita rappresentanza di ammalati con i volontari dell'Unitalsi, la benemerita associazione che si occupa proprio del trasporto degli ammalati a Lourdes. Stiamo attendendo allora l'inizio di questa liturgia che avrà appunto inizio con la processione introitale. Accompagneranno all'altare gli 11 vicari zonali, il collegio dei consultori, i sacerdoti rappresentanti dell'arcidiocesi di Camerino, il capitolo della cattedrale e poi naturalmente tutti i vescovi e gli arcivescovi. Il Monsignor Napoleoni sarà accompagnato dal vicario generale, Monsignor Mario Marchesi, e dal più giovane sacerdote per anno di ordinazione, Don Alessandro Bertoni. Ed ecco l'uscita dei vescovi. Si sta formando la processione introitale. Si riconosce anche Monsignor Giulio Dori, dell'Università, rappresentante assistente generale dell'Università Cattolica. Ed ecco l'uscita del vescovo eletto Napoleoni, che si pone proprio dinanzi davanti ai vescovi. L'abbraccio con Don Alessandro, l'ultimo ordinato da Monsignor Lafranconi, sarà con il, come dicevamo, Monsignor Marchesi ad accompagnarlo durante la prima parte di questa celebrazione. Ci sono oltre 30 giornalisti e fotografi accreditati a questo davvero evento storico per la Chiesa cremonese. L'ultimo vescovo a memoria d'uomo a fare il suo ingresso ed essere ordinato vescovo nella cattedrale è stato Monsignor Fiorino Tagliaferri di Fiesole, ricordato ancora per la sua amabilità, la sua affabilità. Assemblea in piedi, è suonata la campana e ora ascoltiamo il canto iniziale di Roberto Grazioli. Farò sorgere un pastore. Farò sorgere un pastore che conduca il mio gregge. E sarà per sempre il loro Dio.
Thank you.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. È proprio nel nome della Trinità che questa Assemblea si è riunita oggi per ottenere dal Signore la grazia di questo nuovo Vescovo per la nostra Chiesa. Viviamo questo momento certamente carico di sentimenti, di emozioni, di gioia, però anche con un grande raccoglimento. È un evento di carattere spirituale. È Dio che agisce perché il nostro fratello Antonio possa entrare a far parte del collegio episcopale. È bello allora ascoltare il saluto che la comunità di Tesé ha inviato al Vescovo Antonio proprio per metterci in questa sintonia. Dio eterno, tu mandi il tuo Spirito Santo su tutta la creazione e lo deponi nel cuore di ognuno. Per mezzo di lui vuoi attirare tutti gli esseri umani a coloro che tu gli affidi. Preghiamo per tutti i presbiteri e i fedeli della diocesi, tra i quali egli è ora chiamato ad essere servitore della comunione. E per vivere in pienezza questa comunione, venga a ciascuno di voi il benvenuto ai signori cardinali, ai vescovi, a tutti i sacerdoti, al popolo di Dio, ai rappresentanti della comunità civile. E viviamo questo momento nella certezza che il Cristo risorto ripete a noi il saluto che io vi comunico. La pace sia con voi. Carissima Chiesa che è in Cremona, caro Vescovo Dante, amministratore apostolico, carissimi cardinali Raffaele Farina, Salvatore De Giorgi, Francesco Coco Palmerio, Edoardo Menichello, carissimi arcivescovi e vescovi tutti, cari sacerdoti, religiosi, carissimi fedeli e gentili e distinte autorità, devo dire una parola di presentazione dell'eletto pastore Don Antonio Napoleoni, che stiamo per consacrare vescovo per questa diocesi. È un buon cristiano, cresciuto nella chiesa di Camerino, divenendovi nel 1983 sacerdote dopo la formazione nel seminario regionale di Fano. Dimorò in Roma per il dottorato in catechetica alla Pontificia Università Salesiana. Esercitò un appassionato servizio agli scouts, dai quali proveniva, e ricoprì in diocesi uffici ecclesiali svolgendo compiti diversamente affidatili. È stato a lungo rettore del Pontificio Seminario Regionale, diventando un punto di riferimento per associazioni giovanili, per cammini vocazionali, per monasteri, per patiti e amanti della montagna, non trascurando le coltivazioni di profonde amicizie, soprattutto sacerdoti e per giovani in difficoltà, maturando al contempo un generoso e competente accompagnamento delle famiglie. Pur lasciando indebolita l'equipe formativa, fu richiesto di rientrare in diocesi con me, arcivescovo, nel 2010 e lo nominai vicario episcopale per la pastorale e parroco in San Severino Marche della comunità di San Severino Vescovo, detta di Don Luigi Orione. Pur nella diversità della tradizione di questa porzione della nostra Chiesa, Don Antonio seppe suscitare comunione e fraternità tra i sacerdoti confratelli, religiosi, collaborazione tra i laici, animò le famiglie rendendole soggetto e metodo di evangelizzazione. Ringrazio il Signore per l'aiuto da lui offerto all'Arcidiocesi, coordinando col Vicario Generale e i Vicari Foranei le attività pastorali, particolarmente l'uso meditato della parola di Dio ed esperienze spirituali, formative e catechetiche secondo i programmi diocesani, regionali e nazionali. Geremia, si sente dire, lo leggiamo oggi,
prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato. A te, Chiesa di Cremona, il compito di far venire fuori i doni che lo Spirito Santo ha seminato e oggi, consacrandolo, conferma e alimenta nella vita di Don Antonio. Sostienilo, perché come Mosè abbia sempre gli occhi vividi e resistenti per il futuro della tua fede, perché sappia rispondere con la parola di Dio, la preghiera, la fraternità al tuo bisogno di speranza, perché abbia il cuore trafitto dalla misericordia del Padre per rendere profetica la tua carità. La letizia di cui oggi ci rallegriamo insieme a te, caro Don Antonio, è impastata con le vissute prove nella tua vita. Te lo ricorderà il bel pastorale dell'arcivescovo Bruno Fratteggiani, che ti ordinò nel 1983 e che durante Munere Cremonense potrai avere in uso. Ma ricorda, ancor meglio e più, l'elezione fatta dall'amato Papa Francesco. Egli, ben a proposito, ci dice che noi vescovi dobbiamo essere principalmente testimoni della risurrezione, annunciatori della salvezza, con il coraggio di morire, la generosità di offrire la nostra vita e consumarci per il gregge. L'episcopato non è per sé, ma per la Chiesa, per il gregge, per gli altri, soprattutto per quelli che secondo il mondo sono da scartare. In questo consiste il fare di Cristo il cuore del mondo. Carissimi, invocando e sempre desiderando intensamente i carismi più grandi, mi permetto di affidare anche a te, caro Don Antonio, le parole di tradizione agostiniana con le quali il mio arcivescovo, il parlecatore Maria Martini, mi introdusse in diocesi a Milano. Ama questa Chiesa, diventa questa Chiesa. Abbiamo ascoltato la presentazione dell'arcivescovo Brugnaro ed ora l'atto penitenziale. Ci introduciamo davvero nella celebrazione eucaristica. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Maestro e Signore, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Sacerdote eterno, Christe eleison. Pastore buono, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Yeah.
Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del del Padre. Abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo. Preghiamo. O Dio, che nella sovrana larghezza del tuo amore vuoi che il tuo servo, il presbitero Antonio, presieda nella carità alla tua chiesa di Cremona, fa che egli adempia degnamente al ministero episcopale. E tenendo lo sguardo rivolto a te, supremo pastore, guidi con la parola e l'esempio il popolo che tu oggi gli affidi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ed ora la liturgia della parola della quarta domenica del tempo ordinario. Dal libro del profeta Geremia. Nei giorni del re Giosia mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Tu dunque stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami. Una dimora sempre accessibile, hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe, mia fortezza tu sei, mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito, e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. No, non è questo. Fratelli, la carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno. Il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Al presente conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità. Parola di Dio.
il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù prese a dire nella sinagoga: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi. Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose: di certo voi mi citerete il proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: nessun profeta è bene accetto in patria. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova in Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naam il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno. Si levarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù nel precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Parola del Signore. Tutti insieme invochiamo lo Spirito Santo perché rinnovi tra noi i prodigi della Pentecoste. La Chiesa, vivificata dallo Spirito e da Lui guidata, chiede che uno dei suoi presbiteri, per uno speciale mandato del Papa, venga ordinato vescovo. Thank you.
Ed ora il Vescovo eletto, accompagnato dai presbiteri che l'assistono, dinanzi al Vescovo Presidente, ci sarà... Reverendissimo Padre, la Santa Chiesa di Cremona chiede che sia ordinato Vescovo il presbitero Antonio Napoleoni, del clero dell'Arcidiocesi di Camerino San Severino Marche. Avete il mandato del Papa? Sì, l'abbiamo. Se ne dia lettura. Ecco, dicevamo, la presentazione dell'eletto da parte del Vicario Generale, che ha in mano la bolla di nomina papale, che adesso consegnerà al presidente del capitolo, Monsignor Perotti, il quale la mostrerà innanzitutto al collegio dei consultori e poi, ecco, a tutti i vescovi, i presbiteri presenti nel presbiterio. Ed ora ne darà lettura. Naturalmente la bolla è scritta in latino, ma ne darà lettura in traduzione italiana. La sta mostrando anche all'Assemblea, ai sacerdoti e all'Assemblea. Ascoltiamo la lettura della bolla. Francesco, Vescovo, servo dei servi di Dio. Al diletto figlio Antonio Napoleoni, sacerdote della sede di Camerino e San Severino nel Piceno e in essa finora parroco, vicario episcopale e docente di teologia pastorale, eletto vescovo di Cremona, salute e apostolica benedizione. Rivolgendo il nostro attento animo alla Chiesa cremonese, di essa siamo ora vivamente solleciti, avvertendosi ivi la mancanza di un pastore, da quando il venerabile fratello Dante Lafranconi ne ha lasciato il governo. Ci siamo rivolti a te, figlio diletto, che dopo un'attenta riflessione giudichiamo degno di esercitare quel ministero. Infatti, in modo singolare, sei dotato di virtù e iniziative pastorali, come hai dimostrato occupandoti della educazione dei giovani, dei seminaristi e prendendoti cura delle famiglie. Pertanto, accogliendo il parere della Congregazione dei Vescovi, con la nostra potestà apostolica ti nominiamo e costituiamo Vescovo di Cremona, con la concessione di tutti i diritti e l'attribuzione di doveri che, a norma dei sacri canoni, spettano a te e alla tua condizione di Vescovo. Potrai ricevere la consacrazione episcopale fuori Roma da un qualsiasi Vescovo. Prima però è necessario che tu faccia la professione di fede e pronunci il giuramento di fedeltà nei nostri confronti e dei nostri successori secondo le leggi della Chiesa. Comunicherai poi la tua elezione al clero e al popolo dei fedeli e tutti esortiamo a una fervida pietà e ad una operosa vita cristiana. Non resta altro, figlio diletto, se non di incoraggiarti all'inizio di questo gravoso incarico. La storia dell'insigne e antica chiesa cremonese ti suggerirà con abbondanza testimonianze molto utili. Da esse, istruito e fortificato dalla protezione celeste, ti adopererai a mostrare con luminosità i precetti e le parole di salvezza di Cristo Signore. Dato a Roma, presso San Pietro,
il giorno 16 del mese di novembre dell'anno del Signore 2015, terzo del nostro pontificato. Francesco. Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. Ed ora il Vescovo ordinante, cioè Monsignor Dante Lafranconi, terrà l'omelia. Abbiamo appena ascoltato la parola di Dio, senza che noi l'abbiamo scelta, ci è segnalata dalla quarta domenica del tempo ordinario e comunque essa ispira delle riflessioni quanto mai pertinenti per comprendere meglio la celebrazione che stiamo vivendo e anche per accompagnare il nostro fratello Antonio che il Signore ha scelto come vescovo della nostra Chiesa. Ci è presentata nella parola di Dio anzitutto la figura di Geremia, il quale, invitato ad essere profeta, cioè a dire alla sua gente in quel tempo il pensiero di Dio, quello che la tradizione del suo popolo gli aveva fatto conoscere, si trova un po' sconcertato. Avverte che si tratta di un compito arduo. Un momento fa, leggendo la bolla di elezione, di nomina da parte del Papa, si diceva che il ministero del Vescovo è gravoso. Bene, anche per Geremia il suo compito di profeta fu un compito gravoso, arduo, perché far presente la volontà di Dio, cercare di cogliere il suo disegno e di manifestarlo alla gente, non era un'impresa facile, tanto più che questa gente viveva in un contesto sociale e religioso dove manifestava più la preoccupazione di vivere, cercando delle alleanze politiche, cercando dei vantaggi, delle strategie economiche, che non cercando di vivere secondo l'alleanza. Eppure, come ci ha ricordato un momento fa Monsignor Brugnaro, Dio dice a Geremia: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. Bene, caro Don Antonio, questa è la nostra condizione, quello di dire le parole di Dio che non sempre sono gradite, ma la bellezza è che Dio ci ha conosciuto prima ancora del nostro nascere e se ci ha scelto per questo ministero, noi non abbiamo che da riporre tutta la nostra fiducia, la nostra confidenza in Lui. Siamo quel che siamo, ma se è Lui che ti manda, se è Lui che ti propone, possiamo andare tranquilli, contando sempre sulla sua presenza. E questo richiamo, guarda caso, è dentro anche nella preghiera di ordinazione, là dove, rivolgendosi a Dio, si dice: Padre del Signore nostro Gesù Cristo, tu volgi lo sguardo a tutte le creature e le conosci ancor prima che esistessero. Ecco, questa è la nostra fiducia. Poi è vero, la presenza, l'amicizia,
la collaborazione di tante persone, anche quelle ci danno coraggio, ma il punto fondamentale è: posso contare su Dio. Non perché l'ho scelto io, non perché me lo sogno io, ma perché Lui me l'ha promesso, Lui l'ha garantito. E anche quando Geremia si trova poi nel suo compito di profeta a incontrare incomprensioni e ostilità, anche allora non dubita della presenza di Dio. Oggi, dice ancora la lettura che abbiamo ascoltato, oggi io faccio di te un muro di bronzo. Ed è bello che questa garanzia, basata sulla sua parola, basata sulla fiducia in Lui, dia a noi quella tranquillità e anche quella forza, quel coraggio di dire le parole di Dio anche quando sappiamo che non sono gradite, che non sono quelle che si aspettano. Mi sembra significativo, direi in un certo senso anche curioso, che si dica a Geremia che queste difficoltà gli vengono anche da coloro che per primi dovrebbero essere consapevoli e convinti della volontà di Dio, dai re, dai capi del popolo, persino dai suoi sacerdoti. Le incomprensioni a volte derivano anche dentro la Chiesa, da chi è dentro la Chiesa. È successo così anche a Gesù, che si presenta al suo paese, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, si presenta chiaramente come l'inviato di Dio, il Messia, ma le parole che egli dice non sono gradite, perché dice che per quanto ci fossero tanti lebbrosi, tante vedove, Dio ha mandato la sua grazia, ha mandato il profeta a degli stranieri. E questo evidentemente bruciava sentirselo dire dal popolo di Israele che era raccolto nella sinagoga. Quando si dice la verità, può succedere che non da tutti sia gradita. Ma Dio dice a Geremia: non spaventarti, non avere paura, io sono con te per salvarti. Ecco, è veramente bello, io penso all'inizio del ministero episcopale, sentire che questa parola di Dio che risuona da secoli è vera per me, è vera per te, è vera adesso, è vera per tutti noi. E accanto alla figura di Geremia c'è anche l'esortazione di San Paolo, che mi sembra così ben adattata, perché San Paolo dice a quella chiesa di Corinti, di Corinto, che era un po' presuntuosa, che si riteneva un po' chiesa d'élite, dice: ma guardate che quello che conta non è fare miracoli, non avere il dono delle profezie, non è fare cose strabilianti, quello che conta è la carità. E io, per parte mia, lo interpreto così. Quello che conta nella vita di un vescovo o nella vita di ogni prete, nella vita di ogni cristiano, quello che conta non è lo straordinario, non è l'eccezionale, non è quello che fa strabiliare, che fa aprire i giornali. Quello che conta è la carità del quotidiano, del quotidiano. Semplice, con gesti banali, quasi non riconosciuti, non avvertiti. E pensa com'è bello, Don Antonio, pensa com'è bello
rileggere le parole di Paolo, per cogliere questa concretezza spicciola. La carità non è invidiosa, non si vanta, non cerca il proprio interesse, non tiene conto del male ricevuto e via dicendo. Gesti piccoli, gesti a volte che neppure vengono compresi o visti dagli altri, ma quello è il tessuto della vita cristiana. Questo è il tessuto della vita di un vescovo. Ed è questo il metro per misurare l'autenticità del nostro ministero. La parola di Dio dunque ci è di grande conforto, ti è di grande conforto in questo inizio del tuo ministero. E proprio mentre San Paolo ci orienta verso la concretezza della carità, io non posso esimermi dal ricordare che sento questa concretezza di carità non solo nella fraternità che ci ha fatto sentire vicini, che ci ha fatto trovare un'intesa fin dal primo momento in cui ci siamo visti, ma anche per la scelta che tu hai fatto di essere ordinato vescovo qui a Cremona dal tuo predecessore. Ma che cosa c'è di più bello che mostrare questa continuità, questo passaggio dall'uno all'altro, sapendo che tutti siamo degli strumenti, ma che Dio, sempre lo stesso Dio, opera attraverso di noi. Ti dirò che questa tua scelta è stata capita bene ed è stata apprezzata molto dai cremonesi, penso anche da quelli di Camerino, non so, forse un po' meno, che avranno, però è proprio una scelta bella che dice questa continuità. Ed è una continuità che adesso subito vedremo quando io cederò la presidenza della celebrazione eucaristica e tu la assumerai continuando la celebrazione fino alla fine. Domani andrai al santuario di Caravaggio, è una visita obbligata alla Madonna. Lungo la strada troverai anche un altro santuario, quello della Madonna della Misericordia. Ebbene, noi ti accompagniamo su questa strada, quasi simbolo della tua strada episcopale nella diocesi di Cremona, affidando a Maria la tua fede, il tuo servizio e affidando a Maria tutto ciò che il tuo cuore desidera e tutto quello che il Signore ti ispirerà perché tu lo possa portare a compimento con la stessa umiltà, con la stessa dedizione con cui lei, Maria, ha portato a compimento la sua missione. Ed ora entriamo proprio nella liturgia di ordinazione. Davanti all'intera comunità cristiana, il vescovo eletto esprime la volontà di custodire la fede e di compiere con generosità il ministero che sta per essergli affidato. Possiamo restare seduti. Monsignor Napoleoni, accompagnato sempre da Monsignor Marchesi e Don Bertoni, si porta davanti a Monsignor Lafranconi per appunto manifestare i propri impegni
nella sua nuova missione episcopale. L'antica tradizione dei santi padri richiede che l'ordinando vescovo sia interrogato in presenza del popolo sul proposito di custodire la fede e di esercitare il proprio ministero. Voi, fratello carissimo, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato dagli apostoli, che noi ora trasmettiamo a te mediante l'imposizione delle mani con la grazia dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi predicare con fedeltà e perseveranza il Vangelo di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi custodire puro e integro il deposito della fede secondo la tradizione conservata sempre e dovunque nella Chiesa fin dai tempi degli Apostoli? Sì, lo voglio. Vuoi edificare il corpo di Cristo che è la Chiesa, perseverando nella sua unità, insieme con tutto l'ordine dei Vescovi, sotto l'autorità del successore del Beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prestare fedele obbedienza al successore del Beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prenderti cura con amore di padre del popolo santo di Dio e con i presbiteri e i diaconi, i tuoi collaboratori nel ministero, guidarlo sulla via della salvezza? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre accogliente e misericordioso nel nome del Signore verso i poveri e tutti bisognosi di conforto e di aiuto? Sì, lo voglio. Vuoi, come buon pastore, andare in cerca delle pecore smarrite per riportarle all'ovile di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi pregare senza mai stancarti Dio Onnipotente per il suo popolo santo ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del sommo sacerdozio? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prima di invocare il dono dello Spirito, la Chiesa sente il bisogno di chiedere l'intercessione di tutti i santi, soprattutto degli apostoli e dei nostri patroni. Ed ora Monsignor Napoleoni si prostrerà a terra mentre verrà appunto invocata l'intercessione dei santi con le litanie. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio onnipotente e misericordioso, perché conceda a questo nuovo eletto la ricchezza della sua grazia per il bene della Chiesa. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Santa Maria, Madre di Dio. San Michele. Santi angeli di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, santi patriarchi e profeti, santi Pietro e Paolo, Sant'Andrea, San Giovanni, San Giacomo,
San Tommaso, Santi Filippo e Giacomo, San Bartolomeo, San Matteo, Santi Simone e Giuda, San Mattia, Santa Maria Maddalena, Santi discepoli del Signore, Santo Stefano, Sant'Ignazio di Antiochia, San Lorenzo, San Giorgio, San Venanzio, Sante Perpetua e Felicita, Sant'Agnese, Santi Martiri di Cristo, San Gregorio, Sant'Agostino, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martino, Sant'Ambrogio, Sant'Imerio, San Severino, Santi Cirillo e Metodio, Sant'Ansovino, San Carlo Borromeo, San Giovanni Paolo II, San Benedetto, San Francesco, San Domenico, Sant'Antonio, San Francesco Saverio, San Giovanni Maria, Sant'Omo Bono, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa di Gesù, Santi e sante tutte di Dio, nella tua misericordia, dalla morte eterna, salvaci, Signore. Per la tua incarnazione, salvaci, Signore.
per la tua morte e risurrezione. Salvaci, Signore. Per il dono dello Spirito Santo. Salvaci, Signore. Noi peccatori ti preghiamo. Conforta, illumina la tua santa Chiesa. Ascoltaci, Signore. Proteggi il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e tutti i ministri del Vangelo. Ascoltaci, Signore. Benedici questo tuo eletto. Benedici e santifica questo tuo eletto. Benedici, santifica e consacra questo tuo eletto. Manda nuovi operai nella tua messe. Ascoltaci, Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Ascoltaci, Signore. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Custodisci e conferma nel tuo santo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. E fondi su questo tuo Figlio, con la pienezza della grazia sacerdotale, la potenza della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Siamo al momento centrale dell'ordinazione episcopale. Per l'imposizione delle mani e la preghiera di tutti i vescovi, l'eletto riceve dal Padre il dono dello Spirito di Cristo, che lo rende capace di reggere e guidare la sua Chiesa. Egli entra così nel grande mistero della successione apostolica. Seguiamo in religioso e raccolto silenzio questo momento intenso, nel quale si manifesta la potenza di Dio. Possiamo sedere.
È davvero uno dei gesti più suggestivi, più intensi dell'intera ordinazione episcopale. I vescovi impongono le mani all'eletto secondo un antichissimo gesto che ritroviamo anche nelle Sacre Scritture. L'ordinazione di un vescovo, di un sacerdote, avviene sempre attraverso l'imposizione delle mani, attraverso il dono dello Spirito. Un gesto molto lungo perché, come abbiamo detto, i vescovi sono una quarantina. Prima il vescovo Lafranconi ha imposto le mani, poi Monsignor Brugnaro, Monsignor Gioia, i quattro cardinali e a seguire tutti gli altri arcivescovi e vescovi. Anche noi seguiamo con intensità questo momento, invocando lo Spirito su Monsignor Antonio. Ecco, proprio in questo momento l'imposizione delle mani da parte di Monsignor Scampa, vescovo di San Luis de Montes Belos in Brasile, Monsignor Mascheroni, ausiliare di Milano, e ecco l'altro cremonese, Monsignor Eliseo Ariotti, nunzio in Paraguay. Subito dopo l'imposizione delle mani ci sarà la preghiera di ordinazione che verrà appunto recitata dal vescovo Lafranconi. Mentre ecco il vescovo ordinante principale reciterà la preghiera, due diaconi terranno il libro dei Vangeli sulla testa di Monsignor Antonio. Questo gesto mette in luce la fedele predicazione della parola di Dio come principale compito del vescovo. Ed ora seguiamo la preghiera di ordinazione. O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, Tu abiti nell'alto dei cieli e volgi lo sguardo su tutte le creature e le conosci ancor prima che esistano. Con la parola di salvezza hai dato norme di vita nella tua Chiesa. Tu, dal principio, hai eletto Abramo come padre dei giusti, hai costituito capi e sacerdoti per non lasciare mai senza ministero il tuo santuario. E fin dall'origine del mondo hai voluto essere glorificato in coloro che hai scelto. E fondi ora sopra questo eletto la potenza che viene da te, o Padre, il tuo Spirito che regge e guida. Tu lo hai dato al tuo diletto Figlio Gesù Cristo ed egli lo ha trasmesso ai santi apostoli che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa come tuo santuario a gloria e lode perenne del tuo nome. O Padre, che conosci i segreti dei cuori, concedi a questo tuo servo da te eletto all'Episcopato di pascere il tuo santo gregge e di compiere in modo irreprensibile la missione del Sommo Sacerdozio. Egli ti serva notte e giorno per renderti sempre a noi propizio e per offrirti i doni della tua Santa Chiesa. Con la forza dello Spirito del Sommo Sacerdozio, abbia il potere di rimettere i peccati secondo il tuo mandato. Disponga i ministeri della Chiesa secondo la tua volontà. Sciolga ogni vincolo con l'autorità che hai dato agli Apostoli. Per la mansuetudine e la purezza di cuore,
sia offerta viva a te gradita per Cristo tuo Figlio. A te, o Padre, la gloria, la potenza, l'onore, per Cristo con lo Spirito Santo, nella Santa Chiesa, ora e nei secoli dei secoli. Per il sacramento appena ricevuto, il nuovo Vescovo è reso pienamente segno di Cristo, capo della Chiesa, partecipe della sua consacrazione al Padre. Diviene così custode e interprete autorevole della parola di Dio, legato in modo sponsale alla vita e alla missione della sua Chiesa locale e costituito pastore del popolo di Dio. I riti che ora verranno compiuti vogliono esprimere queste profonde realtà. Possiamo sedere. Ed ecco i riti esplicativi. Anzitutto l'unzione crismale. Sul capo del Vescovo, ormai consacrato, verrà abbondantemente versato il crisma. Dio, che ti ha fatto partecipi del sommo sacerdozio di Cristo, e fonda su di te la sua mistica unzione, e con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero. Ecco, con questo gesto viene significata la particolare partecipazione del Vescovo al sacerdozio di Cristo. Gli viene anche imposto lo zucchetto, paonazzo. Subito dopo sarà consegnato il libro dei Vangeli, con il compito di annunciare la parola di Dio con grandezza d'animo e dottrina. Ricevi il Vangelo e annunzia la parola di Dio con grandezza d'animo e dottrina. Ricevi l'anello, segno di fedeltà, e nell'integrità della fede e nella purezza della vita custodisci la Santa Chiesa, sposa di Cristo. E dopo la consegna dell'anello, l'imposizione della mitria. Ricevi la mitra. E risplenda in te il fulgore della santità, perché quando apparirà il principe dei pastori, tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. Ora il Vescovo viene presentato a noi come presidente della comunità cristiana. Poi alcuni presbiteri, diaconi, religiose, religiosi e laici saliranno alla cattedra per salutare il nostro nuovo Vescovo. Con questo gesto la Chiesa cremonese
dice la sua disponibilità alla collaborazione e all'obbedienza. Infine, l'abbraccio di pace che il Vescovo Antonio scambierà con tutti gli altri Vescovi esprime il suo inserimento nell'unico collegio episcopale, al quale è affidata la sollecitudine per tutte le chiese. Ed ecco l'insediamento sulla cattedra della Chiesa di Cremona. Ecco il passaggio di consegne tra Monsignor Lafranconi e Vescovo Antonio Napoleone, 85esimo Vescovo della Chiesa cremonese. È visibile la commozione di Monsignor Antonio, nuovo Vescovo della Chiesa di Cremona. Ed ora il saluto dei religiosi, dei sacerdoti, delle famiglie, dei giovani. Ecco il saluto di Monsignor Marchesi, poi di Don Alessandro Bertoni a nome dei sacerdoti. Mitria e casula sono dono della comunità di San Severino, delle famiglie e delle clarisse di San Severino. Ecco il saluto anche del presidente del capitolo, Monsignor Giuseppe Perotti, Don Alessandro Bertoni, ultimo ordinato, un abbraccio particolarmente caloroso. Quindi rappresentante dei diaconi, dei religiosi, delle religiose, il cavaliere Arvedi a nome del Consiglio della Cattedrale. Rappresentante dei religiosi, il Camilliano. La suora adoratrice, il 6 febbraio il Vescovo Antonio sarà rivolto ad Adda. Cappuccino e il cavaliere Arvedi. Ed ecco una famiglia. Abbiamo sentito nel saluto di Monsignor Brugnaro, Don Antonio era particolarmente vicino, attento alle famiglie, cosa che lo lega molto al suo predecessore, Don Monsignor Lafranconi. Ecco due giovani appartenenti all'Azione Cattolica. L'abbraccio con Monsignor Lafranconi e poi con tutti i Vescovi, l'abbraccio di pace, quasi anche un gesto di accoglienza nel collegio episcopale. Anche questo gesto sarà particolarmente lungo perché, vedete, Don Monsignor Antonio è molto affabile, molto attento nei rapporti con le persone. Ecco il vescovo, nuovo vescovo di Pavia, che proprio settimana scorsa è stato ordinato vescovo, il vescovo di Sinigaglia, Monsignor Manenti, Oscar Cantoni di Crema, Monsignor Malvestiti di Lodi. Forte la rappresentanza lombarda. Al Signore un canto nuovo, canto.
annunciatevi giorno in giorno la sua salvezza. Andate in tutto il mondo. Ecco l'abbraccio con Monsignor Gioia, il merito di Camerino, che è stato, Monsignor Apollinare è stato suo segretario, poi ancora il Cardinal Cocco Palmerio e il Cardinal Menichelli di Ancona. Tutti i popoli dite le sue meraviglie. Grande il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi. L'abbraccio colmo di affetto con Monsignor Giulio Dori, che è stato vescovo Macerata e che ora assistente dell'Università Cattolica. E qui l'abbraccio con Monsignor Ariotti, cremonese, nunzio del Paraguay, Monsignor Gervasoni e gli ausiliari di Milano. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Andate in tutto il mondo. Ed ora il vescovo Antonio assume la presidenza della celebrazione. D'ora in poi sarà lui a guidare la preghiera della chiesa cremonese. La celebrazione continua con la professione di fede. La terra, dite tra le genti, il Signore regna. Andate in tutto il mondo, insegnate il Vangelo a tutte le genti. Ci alziamo. Fratelli e sorelle, il Vescovo è il custode e il garante del deposito della fede e della comunione della nostra Chiesa con la Chiesa universale. Il Vescovo Antonio proclama ora davanti al suo gregge la fede che deve custodire e noi, insieme con lui, aderiamo con tutto noi stessi alla fede del nostro battesimo. Quanto diciamo con le labbra sia creduto nel cuore e testimoniato con la vita. Credo, credo, amen, credo, credo, amen. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo, 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 e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Amen.
Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Ed ora la celebrazione eucaristica prosegue con l'offertorio, mentre il coro canterà il Cantate Domino di Claudio Monteverdi. I doni saranno presentati da alcuni scout. Oltre agli scout c'è anche una persona in carrozzina che riceve anche un bacio affettuoso da parte del vescovo Antonio. E poi ecco gli scout.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, Signore, questa offerta per il sacrificio di lode. Sostienici con il tuo aiuto nel nostro servizio sacerdotale e compi nella tua benevolenza ciò che ci hai elargito senza nostro merito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, da cui proviene ogni paternità nella comunione di un solo Spirito. In Cristo, tuo Figlio, eterno sacerdote, servo obbediente, pastore dei pastori, hai posto la sorgente di ogni ministero nella vivente tradizione apostolica del tuo popolo pellegrinante nel tempo. Con la varietà dei doni e dei carismi tu scegli e costituisci i dispensatori dei santi misteri, perché in ogni parte della terra sia offerto il sacrificio perfetto e con la parola e i sacramenti si edifichi la Chiesa, comunità della nuova alleanza, tempio della tua lode. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Padre, veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Tommo Bono e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti nel suo ministero il nostro fratello Antonio, che oggi è stato ordinato vescovo della Chiesa cremonense. Donali, Signore, la sapienza e la carità degli apostoli, perché guidi il tuo popolo nel cammino della salvezza. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, i genitori del vescovo Antonio, i vescovi e i sacerdoti della Chiesa cremonense e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Amen. A te Dio Padre onnipotente. Amen. Nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria.
secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Signore Gesù e formati alla scuola della Chiesa, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Prima di spezzare e condividere il pane eucaristico, sorgente dalla comunione ecclesiale, scambiatevi un segno di pace. Monsignor Napoleoni, avendo già scambiato la pace con i vescovi, ora è sceso immediatamente nell'assemblea e sta scambiando la pace con i suoi familiari, la famiglia del fratello e con tutti gli altri familiari che provengono appunto da Camerino e San Severino Marche. È palpabile la commozione, si vede negli occhi di questi familiari. L'ambasciatore del Paraguay e poi le autorità locali. Agnello di Dio, che liberi dalla morte, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che vieni a salvare l'uomo, abbi pietà di noi. Agnello di del mondo. Ora da noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di
Ed ora il Vescovo Antonio comunicherà prima i diaconi, poi i seminaristi e quindi scenderà nell'assemblea per distribuire l'Eucaristia, mentre il coro intonerà il canto Gloria a te Cristo Gesù, che è l'inno del grande giubileo del 2000. E mentre Monsignor Napoleoni distribuisce l'Eucaristia ai fedeli, è bello brevemente ripercorrere le parole che ha pronunciato in risposta al saluto al Vescovo, al Sindaco. Camminare insieme, ha detto, nella cura di relazioni autentiche, vivendo la vita come un viaggio e non come un possesso. Anche il ricorso alla preghiera, ancora detto Monsignor Napoleoni, deve tradursi in passi concreti degli uni incontro agli altri, specie dove il disagio, la diversità, l'inedito e persino il male ci sconcertano ed impauriscono. La fiducia vincerà.
E il prossimo canto che verrà offerto dalla possente corale che si trova proprio dietro l'altare maggiore sarà il O Quam Suavis di Antonio Concesa. È uno dei brani, diciamo, una delle perle della musica sacra cremonese che ascoltiamo proprio con attenzione. Quam suavis es domine spiritus tuus, quanto è dolce il tuo cuore, Signore, che riempie di beni agli affamati, dimostrando ai figli la tua dolcezza con un pane fragrante dato dal cielo. Questo ha cantato il coro, Quam suavis di Antonio Concesa, ripetiamo davvero un capolavoro della musica sacra cremonese. Le comunioni stanno comprensibilmente allungando la celebrazione, anche perché molti vogliono ricevere l'Eucaristia dal nuovo Vescovo, per cui
La celebrazione sta un po' slittando nell'orario. Subito dopo, ecco, ci sarà la prima benedizione da vescovo di Monsignor Napoleoni, accompagnato dai conconsacranti Brugnaro e Gioia, percorrerà tutta la cattedrale benedicendo i fedeli, mentre l'assemblea si alternerà con il coro cantando il Te Deum Laudamus, l'inno di ringraziamento per eccellenza della Chiesa. E poi alla fine ci sarà la benedizione solenne, il congedo e l'uscita dalla cattedrale verso il palazzo vescovile. Davvero questa lunga e solenne celebrazione si sta avviando alla conclusione e noi vogliamo continuare a seguirla con particolare intensità. Sempre nel saluto rivolto al sindaco, il vescovo Antonio ha detto: abbiamo aperto le porte della misericordia per ricevere grazia e offrire giustizia e pace a tutti. Dalle porte usciamo e mettiamoci serenamente in strada. Ecco, questa idea dell'uscire, dell'andare, idea che mandato che gli è stato affidato tra l'altro dal Santo Padre quando è stato ricevuto in udienza, è uno degli obiettivi fondamentali davvero del vescovo Antonio: uscire, andare verso le persone e non più le persone che vengono verso la Chiesa. È la grande rivoluzione di Papa Francesco e la grande rivoluzione che la Chiesa cremonese vuole compiere insieme al suo nuovo pastore. Naturalmente, prima della benedizione finale, il congedo, il vescovo Antonio rivolgerà la sua parola a tutti i presenti. Preghiamo. Per la forza redentrice del corpo e sangue del tuo Figlio, rendi efficace in noi, o Padre, l'opera della tua misericordia e fa che, interiormente rinnovati dal tuo Spirito, possiamo piacere a te in tutte le cose. Per Cristo nostro Signore. Con il canto del Te Deum esprimiamo la nostra lode e il nostro ringraziamento per il dono che il Signore ha fatto alla sua Chiesa di un nuovo vescovo. Nello stesso tempo accogliamo con fede la benedizione e il saluto che il vescovo Antonio ci porta passando in mezzo a noi. Te Deum Laudamus, Te Dominum cum Sanctus, Sanctus,
levito mortis aculeo, aperuisti credentibus regna cielo. L'entusiasmo è davvero travolgente anche per la simpatia, facilità davvero di relazione del nuovo vescovo, per cui anche la benedizione si trasforma in un grande abbraccio, un grande augurio. Monsignor Napoleoni nel suo nel primo messaggio alla diocesi ha detto che vorrà riservare molto spazio ai sacerdoti, avrà cura dei propri sacerdoti, e lo sta dimostrando adesso proprio con questo quasi saluto ad uno fino a, in fondo al transetto, dove ci sono gli ultimi, ecco, sacerdoti seduti che seguono la celebrazione. Lo accompagna, come vedete, l'arcivescovo Brugnaro. Continua l'abbraccio anche di molti sacerdoti di Camerino che hanno potuto davvero gustare la sua amabilità e la sua sapienza pastorale. Ed ora Monsignor Napoleoni riguadagna, scortato da degli scout, il presbiterio. Ha anche prima salutato i malati, i mitalsi. Allora il signor Napoleoni terrà il suo primo discorso alla diocesi, che noi ascoltiamo con curiosità, con interesse. Resistete ancora qualche minuto, ma la bellezza è tanta, grazie anche a come la Chiesa di Cremona ha preparato nei minimi particolari questa celebrazione, come è solita preparare con grande cura i momenti forti della sua vita. Sono traboccante di meraviglia, di gioia, di commozione per ciò che è accaduto e per ciò che inizia. Tra la mia miseria umana e l'infinita misericordia del nostro Dio si irradia intorno a noi una grande bellezza. Soprattutto è evidente che tutto ciò riguarda me solo in parte, come parte di un tutto. Prima ancora che entrassimo nella celebrazione, questa cattedrale lo diceva da sé, bella com'è, da fuori e da dentro. I cremonesi che l'hanno voluta dovevano essere pazzi di gioia per il Vangelo, con una santa smania di raccontarlo nei secoli, affrescando le pareti e scolpendo la pietra, ispirati e guidati dai nostri santi patroni. E noi? Entrati in questo scrigno, gli abbiamo dato nuova vita, con questa celebrazione bellissima, non per il luccichio dei paramenti, ma per quanto traspare dagli occhi di tutti voi, membra, come me, del corpo di Cristo, il Signore vivente. È il suo splendore che appare. È Lui che in questa assemblea divenuta oggi
per la sua varietà di volti e vocazioni, madre del mio Episcopato, si ripropone quasi il mistero di Maria, figlia del suo Figlio. Contemplo la fede che si respira in tutti voi, specie nei cremonesi che mi accolgono quasi ad occhi chiusi. Lui, Gesù, è il protagonista assoluto, è il motivo di tutto. Lui, l'unica fonte di luce e di vita per la Chiesa, che come la luna d'argento riflette umilmente il volto del suo Sposo e Signore. In ciò siamo debitori al Beato Paolo VI, che aggiornò per il nostro tempo le vie della perenne riforma della Chiesa. Siamo uniti a Papa Francesco, che quotidianamente ci mostra come anche oggi il Vangelo sia vivo, capace di irradiare, di attirare. E riprendo volentieri le parole del Vescovo Dante, a cui da oggi sono legato per il dono della successione apostolica che mi ha trasmesso con amore. Una settimana fa, qui, invitava la sua e nostra Chiesa locale a continuare con coraggio nel tentativo umile di rispondere alle sollecitazioni dello Spirito per poter crescere nel rinnovamento, perché non c'è tradizione vitale senza cambiamento. Solo Maria conosce pienamente il segreto di quest'opera di trasformazione e ce lo consegna con le parole «Fate quello che vi dirà», come le disse alle nozze di Cana. Stasera sento che le dice particolarmente a me, come le uniche parole a cui io possa affidare questo passaggio della mia vita. Parole di obbedienza, spirituale prima che giuridica, l'obbedienza che dà pace e vera libertà, l'obbedienza alla realtà e alla voce di Dio in essa. Sempre questo messaggio mi arrivava, anche quando non me ne accorgevo, nella mia famiglia, attraverso papà e mamma che continuano dal cielo la loro mediazione educativa, tra gli amici della giovinezza e i compagni di liceo, riscoperti nel tempo come sincero banco di prova di ogni crescita umana. Me l'ha detto con forza nella lunga avventura scout, lì ho intravisto in maniera nuova il fascino di Gesù risorto, grazie alla testimonianza di laici, maturi e coraggiosi, come chiedeva il Concilio. E poi nel silenzio, nel servizio ai piccoli, sulle strade più diverse, come quelle che oggi tanti amici scout hanno percorso da lontano per essere qui. Fate quello che vi dirà, me l'ha detto nella chiesa di Camerino e San Severino Marche, col suo presbiterio. Quanti fratelli e padri sono già nella casa di Dio, coi suoi arcivescovi, da Bruno a Francesco Giovanni, testimoni e garanti della mia chiamata al sacerdozio e oggi all'Episcopato. Coi doni della stima spesso eccessiva di Monsignor Francesco Gioia e della sofferenza offerta da Monsignor Angelo Fagiani. Una chiesa in cui ho condiviso tante forme di impegno e di preghiera, specie grazie ai laici e alle sorelle contemplative che sento sempre vicine. Quando in momenti non facili mi è stato detto «vai ad aiutare in seminario regionale», la Chiesa mi ha fatto ascoltare e riconoscere la voce del Signore dentro le delicatissime vicende umane e vocazionali di tanti giovani. Molti oggi sono qui, preti contenti, e mi commuove la loro festosa condivisione. Meno male però che non è stato chiesto a loro di presentarmi come faceva il loro rettore, altrimenti chissà cosa avrebbero detto. La ricerca di cosa vuole il Signore da noi oggi è diventata anche studio e insegnamento nei contesti fecondi delle università salesiana e lateranense, nella ricerca e nella partecipazione appassionata al cammino delle chiese nelle Marche e in Italia, in diversi campi e con tanti maestri, alcuni dei quali sono qui presenti. Soprattutto, Maria mi ha detto, fa quello che ti dirà,
Le dura, eh? Le dura, eh? In questi... In questi bellissimi 5 anni da parroco a Don Orione, sì, mi sono innamorato della grande attualità pastorale della parrocchia. È la realtà umile che meglio può aprire le porte della Chiesa Madre a tutti, come a quelle persone che in questi anni erano lontane dalla parrocchia, eppure hanno espresso il rammarico per una partenza sentita come prematura rispetto al loro ritmo di riavvicinamento. Ma lui sa provocare ancora, lui ha veramente a cuore tutti, piccoli e grandi. Quante storie di sofferto amore ci hanno unito, direi proprio impastato insieme nel pane eucaristico di domenica in domenica. Porterò sempre nel cuore questa lezione. E cercherò di vedere in ogni parrocchia quella famiglia di famiglie che si è dilatata tra noi. Credo che questo sia anche il passo da compiere per proseguire nel rinnovamento dell'iniziazione cristiana così ben avviato nella mia nuova diocesi. Più direttamente, fa quello che ti dirà è l'appello forte che mi giunge attraverso Papa Francesco e il Collegio dei Vescovi, che con il segno efficace dell'imposizione delle mani stasera mi hanno incorporato nella loro missione. Vi ringrazio tutti, tutti, in particolare gli eminenti cardinali. La vostra presenza ci unisce con evidenza al Vescovo di Roma. Dal Papa raccolgo l'invito ad essere innanzitutto uomo di preghiera, per fare esperienza intima e costante di Gesù vivo che parla a me per i fratelli, per essere eco sua, meno dissonante e indegna possibile. Con le sue scelte il Santo Padre concretizza quello che ha scritto: abbandonare il comodo criterio pastorale del «si è sempre fatto così», e chiede a me e a voi, fratelli e sorelle della Chiesa di Cremona, di scambiarci doni ed esperienze, di dilatare i nostri orizzonti culturali, di ritrovarci decisamente nell'entusiasmante cantiere del Regno di Dio. Davanti agli insegnamenti e allo stile di Papa Francesco, troppi parlano di quello che fa e non so quanti facciamo quello che dice. Non ha senso dirgli grazie per la nomina se non gli dicessi anche: farò quello che mi dirà il Signore attraverso di te. Faremo insieme quello che ci dirà, siete d'accordo? Applauso al Papa, eh? Non per seguire un personaggio, ma per aderire a una presenza, quella di Gesù, che parla nel Tempio e sulle piazze, ma anche nella sua vita nascosta, nel fatto stesso di essere uno di noi, uno come noi, Dio con noi. Chi aspetta programmi pastorali trovi qui, nell'incarnazione, il cuore e la sostanza di tutto. E per il resto abbiamo la Evangelii Gaudium da capire e attuare davvero in tanti ambiti della nostra vita personale ed ecclesiale. Da oggi appartengo alla Chiesa di Lombardia, impressionante per ricchezza di storia e santità, e mi impegno ad un dialogo fraterno coi vescovi guidati dal nostro metropolita, il cardinale Angelo Scola, che incontrerò tra pochi giorni. Entro in una nuova realtà sociale e ringrazio le autorità civili e militari per la loro presenza, per la loro opera, per come mi vorranno introdurre nelle risorse e nei problemi di questo territorio. Ho quasi fatto. Fate quello che vi dirà è la consegna che ricevo insieme a tutti i sacerdoti e i diaconi della nostra Chiesa diocesana. Permettetemi un pensiero speciale a quelli che non hanno potuto essere qui per ragioni di età, salute o particolari difficoltà, e a quelli che hanno lasciato il ministero. A voi preti dico: farò quello che il Signore mi dirà attraverso le vostre storie ed esperienze, nell'amicizia e nel discernimento che sapremo condividere.
Dovremo però fare a gara per cogliere i segni dei tempi, anche con un dibattito coraggioso sui nodi di un tempo così complesso e agitato, ma sempre affamato di Dio e di senso, per fare quello che ci dirà la gente, non solo quanti vivono con noi la fecondità del battesimo, ma anche i lontani e gli allontanati, gli smarriti e gli scartati, chi contesta, impreca o tace nell'indifferenza, chi non ce la fa, chi è disperato, chi ci costringe alla non facile fantasia della solidarietà. In particolare, con l'aiuto dei consacrati e delle famiglie, cercheremo di decifrare i silenzi e i linguaggi dei giovani perché crescano liberi, ma non senza identità e senza vocazione. Racconteremo la misericordia di Dio anche nel dialogo, fatto di rispetto e coraggio, con uomini e donne di altre culture e religioni. Il Signore, venuto non a giudicare il mondo ma a salvarlo, oggi vuole parlarci così, con la gioia pasquale che circonda la verità crocifissa del Figlio, cui non è estraneo alcun dolore umano. Proprio il 30 gennaio di un anno fa moriva uno splendido ragazzo, Gianluca Firetti, e stamane sono andato a Sospiro a pregare sulla sua tomba e ad abbracciare i suoi genitori. Non si tratta solo di un gesto di tenerezza pastorale, quanto di una certezza di fede che mi si impone all'inizio del mio servizio di vescovo a Cremona. Cristo mi precede, mi manda angeli come Gianluca, storia letta con ammirazione prima ancora di venire qui. Ho già sperimentato altre volte questo metodo di Dio. Quando 5 anni fa iniziavo a fare il parroco, mi affidavo a Luca, Cristina e Alessio, 20enni morti sulla strada 5 anni prima. Non li avevo conosciuti, ma i loro genitori sono oggi miei fratelli carissimi e con loro penso ad altre famiglie ferite, ma non sconfitte. Come sento il sostegno di tanti infermi, veri motori della missione, a cominciare da Franco, inchiodato alla SLA da 10 anni, ma spiritualmente vivissimo, che considero come un mio vicario silenzioso e fecondo. Questa è la novità cristiana che si ripropone. Lo Spirito che mi ha reso pastore di questa Chiesa si manifesterà nelle relazioni quotidiane tra noi, perché ciò che ammala e congela il nostro cuore sia vinto dalla carità fraterna e dalla gioia del Vangelo. Vi ringrazio tutti, uno ad uno. Vi ringrazio tutti uno ad uno perché date corpo a Cristo in cui confido. Domani andrò da lei, la madre della fonte, e le porterò la sete, mia e vostra, di fare ogni giorno quello che suo Figlio ci dirà. Ed ecco il primo messaggio alla diocesi del vescovo Napoleoni, un messaggio forte, un messaggio non certamente convenzionale, ma scritto col cuore e più volte interrotto dagli applausi, dall'entusiasmo delle persone, soprattutto delle persone di Camerino, che sentono già purtroppo per loro il distacco di una persona così, così attenta al loro vissuto. Riceviamo ora la benedizione. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, che vegli sempre sul tuo popolo e lo governi con indulgenza e amore, arricchisci dello spirito di sapienza tutti coloro che hai posto come maestri e guide nella tua Chiesa, perché il progresso spirituale del gregge si trasformi in gioia eterna dei pastori. Amen.
Tu che disponi nel tuo sovrano volere il numero dei giorni e il corso delle vicende umane, guarda con bontà al nostro umile servizio e dona al nostro tempo piena e perfetta pace. Tu che per la tua grazia hai effuso in me l'abbondanza dei tuoi doni e mi hai innalzato alla dignità episcopale, rendimi a te gradito nel quotidiano adempimento della mia missione. Unisci in un solo cuore il popolo e il vescovo, perché non manchi mai al pastore la docilità dei fedeli e ai fedeli la sollecitudine del pastore. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. E prima della benedizione, prima di lasciare questa nostra cattedrale, sono stato incaricato, Eccellenza, di farle un piccolo ma significativo dono a nome di tutta la diocesi. È il bastone pastorale, simbolo della sua guida al popolo di Dio. Ecco, mi è venuto in mente il Salmo 23, il Salmo del pastore, che usa bastone e vincastro per guidare il suo gregge. È il bastone per mettere in fuga i lupi rapaci. Ostem repellas longius, abbiamo cantato. E il vincastro per accarezzare, voler bene al gregge del Signore. Eccellenza, ne faccia buon uso. È il parroco della cattedrale, Monsignor Alberto Franzini, che ha presentato il regalo. Il Vescovo Antonio domani alle ore 16 celebrerà l'Eucarestia al Santuario di Caravaggio per affidare alla Vergine Maria la sua nuova missione. Lunedì invece, il 1 febbraio, alle ore 9, celebrerà qui in cattedrale per i defunti. Ed ora Monsignor Napoleoni sarà accompagnato all'esterno della cattedrale dalle note dell'inno a Santo Mobono, patrono della città e della diocesi. Padre, che vegli benigno Cremona, ed ecco che la processione è uscita dalla cattedrale. Già durante il discorso di Monsignor Napoleoni la regia ci ha fatto vedere con lo scorcio della cattedrale illuminata e anche del comune con le torce che impreziosiscono la facciata e che danno davvero il senso della festa. Si sta formando la processione conclusiva con i sacerdoti, che sono davvero tantissimi, non soltanto di Cremona ma anche di Camerino, San Severino Marche, ma di tutte le Marche che hanno frequentato il seminario di regionale. Grazie.
Molti fedeli sono usciti in piazza per poter abbracciare con più tranquillità, con semplicità il nuovo vescovo. Nel suo discorso alla diocesi ha sottolineato che non ci sono programmi pastorali preconfezionati. Ecco, chi si aspetta programmi pastorali dice: trovi qui nell'incarnazione il cuore e la sostanza di tutto. E per il resto abbiamo la Evangelii Gaudium da capire e attuare davvero in tanti ambiti della nostra vita personale ed ecclesiale. Il Vangelo della gioia, l'Evangelii Gaudium, il grande programma, il documento programmatico dell'Episcopato di Papa Francesco. Da oggi appartengo alla Chiesa di Lombardia, poi continuato Monsignor Napoleoni, e ha detto che fra qualche giorno incontrerà anche il Cardinale Angelo Scola, metropolita della regione ecclesiastica lombarda, che era impossibilitato ad essere presente a questa celebrazione, ma che ha mandato alcuni suoi collaboratori. Ecco, quello che ha sottolineato molto bene il Vescovo Napoleoni è questo suo davvero desiderio di affidarsi totalmente a Dio, alla sua opera, alla sua volontà. Fate quello che vi dirà. È la parola di Maria ai servi durante le nozze di Cana, e le parole che il Vescovo Napoleoni all'inizio del suo ministero nella nostra Chiesa fa sua. Quindi questo desiderio profondo di lasciarsi ispirare dal Signore. Ecco, alcuni sindaci, anche si riconosce il sindaco di Viadana, sono tanti sindaci provenienti da tutta la diocesi, le religiose, per tutte un saluto, anche proprio davanti anche Monsignor La Franconi, che viene anch'esso salutato, ringraziato per i suoi 14 anni di ministero episcopale nella nostra diocesi. Ecco, dicevamo nel suo discorso che è ritornato più volte il tema della gioia, il tema della gioia, il tema della fiducia. Monsignor Napoleoni è un uomo che conosce bene la realtà di oggi, è stato parroco per 5 anni in una comunità di San Severino, appunto, la Don Orione, ma ha fatto tantissime esperienze, soprattutto con i giovani, ma anche con le famiglie, per cui conosce le ferite che molto spesso le famiglie hanno sulla loro pelle, per cui avrà certamente parole vere, parole efficaci per mostrare la vicinanza, l'attenzione, la cura della Chiesa per tutte quelle persone che hanno bisogno di consolazione, che hanno bisogno di un'iniezione di fiducia. Perché se possiamo dire un'altra parola grande è proprio quella della fiducia. Ed ecco l'uscita in piazza, ci sono tanti giovani, ecco, Monsignor Napoleoni riceve anche il saluto della piazza. Chi non è potuto entrare in cattedrale ha seguito la celebrazione dal maxischermo. Per tutti una parola, per tutti un abbraccio. E con queste belle immagini noi vi ringraziamo, vi salutiamo per essere stati con noi. Da Claudio Rasoli e dal centro televisivo della Diocesi di Cremona, il più cordiale saluto a tutti. Buonasera, viva! Viva, presto, loro ormai sono di casa, eh? Quindi...